Ciao Maurizio. Ciao. Perché sei qui? Arrivo anche te. Beh, noi come Lega Ambiente abbiamo seguito anche nel 92 l'appuntamento di Rio de Janeiro e soprattutto in questi anni abbiamo sempre seguito con particolare attenzione tutti i processi dentro le Nazioni Unite che riguardavano e che riguardano questi temi. In più, in questo caso, io ho anche seguito tutto il processo della preparazione del Forum dei Popoli, quindi dell'attività e del protagonismo della società civile, e crediamo che queste due cose, anche a livello più istituzionale delle Nazioni Unite, con il protagonismo della società civile, vadano tenute molto strette. Allora, con questa tua esperienza, con l'esperienza di Lega Ambiente, l'esperienza tua personale, ti faccio la seconda domanda che facciamo un po' a tutti, e quindi mi aspetto una risposta anche di esperienza. La prima è: da questa conferenza cosa di bello sta succedendo e cosa di bello ti puoi portare a casa? E dall'altro punto di vista, cosa invece di brutto sta succedendo e cosa vorresti non portarti più a casa? Beh, di bello appunto sicuramente il lavoro che la società civile, la rete di società civile, soprattutto in Brasile, è riuscita a fare per costruire un momento ampio, condiviso, partecipato, dove essere tutti dentro nel Forum dei Popoli, anche se con attività diverse. Per cui questo protagonismo che viene anche da lontano, questo è il luogo dove sono i luoghi dove è nato il Social Forum Mondiale, oltre 10 anni fa oramai, quindi quello di Porto Alegre, quindi diciamo questa è sicuramente la parte più positiva. La parte invece più negativa è l'ennesima difficoltà che questo luogo, che è il luogo più istituzionale, e questi vertici continuano a soffrire sempre di più, e cioè ci si arriva sempre più impreparati, la politica è sempre meno presente e quindi si è sempre un po' su troppo vicini al precipizio, a un burrone, e si cerca di portare a casa quello che si può per non far saltare tutto il processo. E il futuro che vuoi, il futuro che Maurizio, ma anche come delegato un po' di tutta la cittadinanza, della società civile italiana, il tuo però, la tua idea di futuro, no? Il futuro che vogliamo. Beh, diciamo, rimanendo molto schematici, io credo che oggi queste crisi enormi che noi stiamo vivendo a livello mondiale sono crisi, quella economica, quella finanziaria, quella occupazionale, tenute sempre particolarmente insieme da una crisi che è la crisi ambientale, che è la crisi climatica, che è l'insostenibilità dell'attuale modello di globalizzazione. E quindi un appuntamento come questo delle Nazioni Unite, che fa il punto su questi 20 anni, ma che soprattutto dovrebbe rilanciare, dovrebbe riaprire una nuova stagione di forte spinta, è un appuntamento particolarmente importante. Io credo che questo è il futuro che noi dobbiamo continuare a cercare di costruire, anche qui un po' con uno slogan, ma io credo che noi dobbiamo aprire nel mondo una nuova stagione di ambiente, lavoro, salute siano diritti e non più solo bisogni o temi. Queste giornate non ci rendono tranquilli, sono giornate molto difficili, sono testi quelli che vediamo girare e passare ancora del tutto insufficienti, quindi c'è la paura che ancora una volta non si colga la delicatezza e l'importanza di questo appuntamento. Ogni anno 6 milioni di persone oggi già diventano profughi ambientali, cioè persone costrette a lasciare i loro territori perché resi invivibili dalle conseguenze dei mutamenti climatici. Pensiamo, come dire, a quanto è urgente dare delle risposte, ad esempio in campo energetico, scegliendo il risparmio energetico, l'efficienza energetica, le fonti rinnovabili al posto dei combustibili. Grazie Maurizio, e grazie a te, ci vediamo in giro, buon lavoro.